Sì, è vero, io sto... sto rovinando la vita alla povera Maria per non voler chiarire con Olivia. Sì. No, non è così, non è così. E che cosa farai? Che cosa farò? Voglio sgombrare il terreno. Voglio smetterla di girare a vuoto e comincerò da questo momento. Sono contento. Sono contento per Olivia. Sono contento. Che ha fatto il mio conte, Fatina? Che ha fatto il mio conte? Flor, non devi credere a quello che hai visto. Ma io l'ho visto. Lui si è sposato, Fatina. Si è sposato. Questa non è la realtà. Guarda. Cosa ho fatto? Flor, i ragazzi. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Massimo, questa è la realtà, Fatina. Questa è la realtà, Fatina. Che puoi fare per lui? Che puoi fare per lui? Dove sono? Lorenzo, perché sono qui? Meno male ti sei svegliata. Come mai sono arrivata fino qui? È stato un miracolo. Io ti ho incontrato all'angolo di casa tua ed eri come sul punto di svenire. Eri come un po' sperduta. Ma mi è sembrato io... giusto portarti qua. Tu stavi molto male. Io ho chiamato un medico, ti ha visitato e mi ha detto che eri in uno stato di shock. Era uno shock passeggero, ma ora vedo che stai un po' meglio. No, io ero in una camera, in un albergo. No. Sì, con un televisore, con no, un... No, forse questo... No, ti sarà sembrato, no? Sei stata qui tutto il tempo, non lo so, avrei sognato. Ma qual è l'albergo? No, no, sei no, stata qui. No, era reale. Sì. Era reale. Che è successo al conte? Alla fine si è sposato? Vuoi dire Massimo? Sì, si è sposato. Massimo si è sposato. Sì. Sì. Sì, l'ho visto in quel televisore. Io l'ho visto alla televisione, in quell'albergo, in quella camera d'albergo, l'ho visto. Quale televisione? Sei stata qui? Io sono stato qui tutto il tempo con te. No, ti sarà sembrato, lo avrei percepito in sogno o qualcosa del genere. No, non lo so. Non lo so, che... è tutto molto strano, perché io ho scoperto una bugia di Delfina. Sono andata a raccontarla a Massimo e dopo... E dopo che... Dopo che? No, no, a me sembra che quello che stai raccontando è questa scoperta ti ha provocato come uno shock e ti ha creato un vuoto, come qualcosa che... Può essere. Sì, no? Sì, me ne devo andare a casa. Sì. No, 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 ancora no, perché aspettiamo che se ne vadano gli altri e che in che casa non ci sia che nessuno. Che siano lì, sono già sposati, che siano felici, non mi interessa, l'unica cosa che conta sono i miei ragazzi. Certo. Come mi piacerebbe che Flor fosse qui. A me piacerebbe poter mettere stop, riavvolgere e ripartire dall'inizio. Questa storia non può finire così. Ragazzi, che ora è? Tardi per tutto. No, sul serio, devo andare a Zapping Zone. Che ti importa, ora che Massimo si è sposato? Ti sbagli, perché questa sarà la mia unica gioia in questo giorno di schifo. Ciao! Hai ragione, è un giorno di schifo. Greta, chi castiga i grandi quando sbagliano? Oh, io non sapere, piccolo. Thomas, ti si sono slacciate le scarpe. Ah, Greta, ci serve un po' di fortuna. Evviva! Viva gli sposi! Ragazzi! Mi sono sposata! Si è sposata la mia bambina, si è sposata! Sì, dammi del talco, mamma! Il talco adesso a che serve? Ancora che succede? Siete tutti morti con quella faccia! Perché non gridate viva gli sposi? Viva gli sposi! Viva gli sposi! Ah, guarda che avevo in testa! Bambini! Bambini, che peccato che non siate venuti! Vi prometto che saremo tanto felici! Tu parlare, non sprecare forze per stupidaggini! Oh, siamo stupidaggini! Stupidaggini! Andiamo, portami in camera! Oh, chissà!
Portami in camera, mamma, che ho... mi fa male, ho il collo davvero a pezzi. Amore. Ho bisogno di qualcosa di caldo, amore. Vado a rinfrescarmi un po' e... Ci siamo sposati! Ti amo! E adesso torno. Ragazzi, io... Sbaglio, qualcuno sta provando a parlarci? No, no, sul serio, sul serio. Ci sta provando, ma non si sente niente. È vero. Thomas, aspetta. Lasciami, Massimo! Ti odio! Greta, io... La salute di Mala! Mamma, ti voglio bene! È valsa la pena fare tanti sacrifici con tanta fatica, sì, no? Vado a preparare i bagagli per andare in luna, sì, di miele! Divertiti, tesoro! Dimentichiamo il passato, lasciamolo alle spalle! Dobbiamo concentrarci sul futuro e su un compito molto arduo! Dobbiamo ancora ripulire Massimo! Dobbiamo riuscire ad avere il patrimonio Fritzenwalden! E anche quello santigiano! Franco, io capisco che voi mi odiate, ma io sto per partire e volevo sapere se state bene. E ti volevo anche dire che tu e Nicholas siete i più grandi, quindi se potevate occuparvi dei più piccoli. Lo facciamo da quando sono nati. Sì, hai ragione. E anche voi cercate di... Sì, noi sappiamo anche gestirci da soli. Abbiamo imparato a non fidarci di quelli che deludono. Io non vi ho deluso. Ho compiuto il mio dovere. Il tuo dovere era di non tradirci. Ci fidavamo di te, ti abbiamo dato tutto. Siamo arrivati a volerti bene. E tu ci fai questo. Il tuo dovere era quello di rispettare la volontà di mio fratello. Il tuo dovere era amare Flor. Lei ti ama con tutta l'anima e tu la ripaghi con questo. Le chiudi la porta ai fatti. Ho cercato di fare le cose al meglio. Ho tentato. Sì. Tu fai sempre le cose al meglio. Vado a occuparmi dei miei fratelli. Signore, è successa una cosa terribile. Venga, per favore! Famoso Zapping Zone, il quiz dei giovani. Sì, sei un grande fan. Beh, Martin, mi sei felice di essere qui. Come stai? Sto un po' male perché... Perché ho rotto con la mia ragazza, ho litigato con lei. Oh. Io la amo, sì. Oggi. Non riuscirò a godermi la trasmissione come avrei voluto. No, ti divertirai. Tu pensa che oggi giocherai a Identikit. Giocando a Stop hai già battuto tutti i record. Oggi giocherai a Identikit e di nuovo batterai. Potrai regalare tutti i premi a lei, che ne pensi? Certo, tu pensa... Io giocherò a Identikit, che è il mio gioco preferito, e regalerò tutti i premi a lei. Perché qui è fantastico. Forza, amico mio, dobbiamo cominciare. Dai, è ora. Vieni di qua, ti faccio strada. Ragazzi, abbiamo vissuto cose peggiori. E ci riprenderemo. Non so perché Massimo non ha voluto tener conto di noi. Sì, e poi Flor che non si vede. Ragazzi. Flor, sei tornata. Flor, che ti è successo? Proprio adesso dovevi andartene, eh? Ci volevi abbandonare? No, come potevo abbandonarvi? Il fatto è che ho avuto un... Non importa, adesso sono qui. Noi ora siamo insieme e staremo tutti bene. Non sai com'è stato brutto vedere Massimo che diceva sì alla strega.
Lo so, immagino quello che dovete aver provato. Sarete addolorati come me, ma non vi preoccupate perché io farò in modo di farci stare tutti meglio, ve lo prometto. Ha ragione, dobbiamo essere forti, ragazzi. Dobbiamo stare più uniti che mai. Ma che possiamo fare? Massimo si è sposato con Delfina. Inoltre la strega può fare quello che vuole con noi. Sì. Ci può dare in adozione. No, come può darvi in adozione? Finché i gemelli, io e coloro che vi amano, vi stiamo vicino, non può succedere.